Salve a tutti signori, benvenuti in una puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri HTC, con il nostro accademico di Clinchen. Mi stavo incartando la lingua. Comunque, allora, io sto registrando di sabato mattina, sto attuando le cose, non credo mi siano arrivati dei commenti al quale non ho risposto, dei commenti che non ho letto. Controllo subito, proprio live con voi, proprio controllo allo stato attuale delle cose, perché non vorrei che magari mi fosse sfuggito qualcosa nei commenti magari le scorse puntate. No, sono tutti comunque che ti ho già salutato. Ok, qui sto leggendo di sabato mattina, cioè tarda mattinata, ecco. Allora, come detto la scorsa puntata, diciamo, abbiamo chiuso il scorso calciomercato, diciamo, aggiustando un po' la formazione, vendendo quello che hai fatto l'esubero, Skovgaard, che ha fatto un esubero, e fare qualche soldo e completando un po' la formazione. Abbiamo fatto una buona, diciamo, operazione finanziaria, forse anche non con Enzo Millo. Abbiamo preso Birindelli, un buon terzino destro, così per completare, diciamo, il buco che c'era nella nostra formazione. Agafitei, è rimasto con noi, però beh, poi provvederemo per prestito e cose varie, insomma, vedremo. Facciamo crescere un po' di ragazzi, un po' di giovani, anche se comunque ci stiamo ritrovando con un discreto sovraffollamento in attacco. Non in attacco, al centrocampo, ma vabbè. Il nostro centrocampo di là comunque sta diventando sempre più forte, forse paradossalmente Aquino sta diventando l'anello debole del centrocampo, ma quelle sono cose, valutazioni che si faranno in seguito. Ora, andando alla partita. Andiamo alla partita questa con la Steaua, che ho deciso, boh, avete visto, penso, la scorsa puntata, di giocare con i giocatori titolari. Perché? Perché di fatto uno scontro diretto che probabilmente sarà decisivo, veramente decisivo, cioè potrebbe essere importante, se non addirittura appunto decisivo per le sorti del campionato. Cosa mi porta a pensare che è meglio giocare titolari, mentre la partita Europa League intanto è contro il Rapid di Vienna, che non mi sembra un avversario, diciamo, insormontabile, ecco. Secondo luogo, è la prima giornata del girone, dovesse andare male, diciamo, c'è ampio margine per recuperare, visto che anche gli altri avversari non sembrano granché ostiche, cioè sembrano ampiamente alla portata. Quindi quello che voglio dirvi, e intanto giochiamo sta partita controllando più che altro la panchina. Sono tutti a posto, sì, vabbè, Holm purtroppo è infortunato e quindi è fuori un po' di giocatori, un po' così, vediamo, intanto ce la giochiamo così, vediamo come va signori, vediamo come va. Ora, partita importantissima, scontro diretto contro la prima in classifica, contro la Steaua, sarà dura. Dai ragazzi. Eccoci. Pronti questa partita. Nel momento partita della verità. Importantissima. Ripeto, è lo scontro diretto e sarà molto importante per la lotta a scudetto. Veramente molto importante per questo. Cioè, quasi decisivo, visto che comunque loro continuano ad andare come spade in campionato, ecco. Pochi attivi ancora prima di dare questo match. Già, dalla puntata successiva il ragionamento sarà un po' diverso, insomma, vedremo alla fine. Comunque, adesso, testa la Steaua. Andiamo a vincere. Dai ragazzi. Per questo match di campionato che promette completamente diverso. Sì, da una parte abbiamo l'attacco più prolifico del torneo, miglior attacco contro miglior difesa. Sono proprio curioso di vedere che partita ne uscirà.
mezzo, occhio al cross in mezzo, senza problemi qui la difesa. Hanno ottenuto una vittoria nell'ultima trasferta, bravissimo, oggi proveranno a ripetersi. Poi infila, bellino, che lunga, troppo, se l'ha allungata troppo, bene, Bailey, perché sei al centro, Bailey? Perché sei al centro, Bailey? Tu sei esterno destro, perché sei al ottimo centro? Ottimo il dead, vai! È in buona posizione, occhio al pallone filtrante. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Lei! Ok, Mirindelli. Di là. Oh, Bailey, vieni, la devi stare. Oh, benissimo, Bailey. Bailey, punta la porta. In mezzo. Sul palo lontano. Colpo di testa che non c'entra la porta, peccato. L'intenzione era buona. Vabbè, fa niente, dai. Fa niente. Fa niente, dai. Doveva inquadrare la porta. Ok. Testa. Vabbè. Perdono palla banalmente. Oh. Via sulla fascia, vai Bailey. Vedi? Attenzione perché è pericoloso. Mezzo! Occhio alla conclusione! Non me. Che rilancio lungo! Vabbè, vabbè. No. No, ste cose, Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere. Ulisses Garcia ammonito. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino. Okay. Rimessa laterale. Posizione favorevole. Benissimo. Bravo qui a smarcarsi. Ok. Pallone invitante. Non c'è lo spazio per il tiro. Posizione ideale. Ok, facciamo una gira con calma. Ok. Benissimo. Occhio. È stato molto bravo qui il difensore, peccato, che ha risolto una situazione complicata. Fa niente, dai. Benedetti. Mezzo. Occhio al corner. Dentro. La spazio. Di qua. Vediamo cosa inventa ora. Puris. La botta. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Ancora parata. Sicurezza per tutta la difesa. Ma che portiere sì, tamarro c'hanno, tra l'altro. Può concedersi distrazioni o sul pallone. Vai. Bravo, Bailey. Che sei sempre ovunque tranne nel tuo ruolo. Però va bene. Bailey. Ok. È in buona posizione. Jesus. Occhio, può crossare. Jesus. Cross. Primo palo. Mettici la testa, Said, mettici la testa, metticela. Bravo a difendersi dal pressing. Dai. No. Va con il possesso palla. No. Si fanno vedere i compagni. No. Senza problemi qui. Segneranno certo con questi tiri. Vediamo cosa fa ora. Bravissimo. Ora Said, ripartiamo. Avanti. Dai che sono sbilanciati. Poi Bailey. È già al secondo che ti mangi. Fatto davvero un miracolo. Ma credo fine. Fine primo tempo. Fine primo tempo. Allora, io questo me lo devo cercare, sto portiere. Comunque, l'abbiamo giocata bene. L'abbiamo decisamente giocata bene. Nel senso, intanto mi sono dimenticato che avevo i volumi impostati. Vabbè, ok, scusate. Primo tempo lo avrete sentito forse con l'audio della partita che va. Comunque, la stiamo giocando abbastanza bene. Ci siamo. Ci siamo. Ci manca solo il gol, però quello si spera che sia solo questione di tempo. Bailey, due gol mangiato perché l'ultimo controllo di palla è stato sempre un po' così. Comunque, andiamo a giocare. Dai ragazzi. Aquino e niente, porca miseria. Said niente. È sicuramente un buon giocatore. No. Bravissimo. Ma no. Ma via.
Pazza sta pa... No, però... No! Meno... Mamma mia, Radu. Mamma mia, Radu. Mamma mia, Radu. Manda via. Ok. No. Oh. No. No. Ok. No, però... No. Mamma mia, Radu ancora. Mamma mia, Radu ancora. Oh, ragazzi, sveglia però, eh. Sveglia. Sveglia, signori. Sveglia. Nostra, giusto? Ci stiamo divertendo, no, Pier? Merito delle due squadre che si stanno di là. C'è il laccio sulla fascia. È uno specialista di questi inserimenti alle difensori, ma stavolta è scattato in niente. Fuori gioco e noi vediamo se possiamo fare dei cambi. E uno dobbiamo farlo per forza. Allora, io direi Vestergaard al posto suo, Guerrero al posto di Bale intanto, per Sabbi al posto di Abe ce la pensiamo. C'è il fischio del direttore di gara. Ce la pensiamo. Oh, l'idea è giusta. Ok, calma. Calma. Pallone invitante. Calma. No, 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 meno male, meno male. Radu, la lancia a Guerrea. Guerrea, nessuno lo segue. Posizione ideale. In mezzo. Prova a piazzare. Sì, sì, sì. Vabbè, vabbè. Ah, ah, beh, ido, ca, beh. Ah, ah, beh, ah, 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 beh. Comunque Guerrea uno spunto ha avuto, uno spunto ha avuto, è stato decisivo. Bravo, bravo Guerrea e bravo Abe a farsi trovare pronto. Oh. Bene così, bravi ragazzi, bene così, bene così. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ripartiamo, avanti, su, forza, 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 Aquino, Aquino, Aquino. Di qua servi Guerrea. Vai Guerrea. Mamma mia, bravo Guerrea. Vai Guerrea. 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 Serve in mezzo. Peccato, va bene, dai. Fa niente, fa niente. Benissimo. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Primo palo. Già pronto a esultare. Vai in mezzo. Poggia qui. Tiro. Niente. Provano fuori niente. No. Niente. Semplicemente niente. Dai. Benissimo. Palla là. Recuperata dagli avversari. Ok. È in buona posizione. Vestergaard. Vestergaard. Va bene. Va bene. 6 minuti. Finché stiamo là, tanto meglio. Primo palo. Avanti. In mezzo. La miseria, vabbè. Continuiamo ad andare vicino alla chiusura della partita. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ok. Dai che è tua, dai che è tua. Bravissimo. Ok, benissimo, adesso ripartiamo. Ok. Testiamola con calma. Benissimo. Guerrea, mamma mia Guerrea. Il numerillo Guerrea, mamma mia. Peccato, peccato, mamma mia. Grandissimo Guerrea. Niente, Guerrea ha cambiato la partita anche stavolta. Guerrea ha svoltato la partita anche stavolta. No, no però. No però, no però. No, 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 no. Cosa stai facendo, cosa stai facendo? No, 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 no. Non è, non è, non è. Non è. Manda via sta palla e dai. Premo io per. Non è possibile, dai, non è possibile. Quante volte ho premuto quadrato per far rinviare sta palla? L'attaccante era lì, non poteva sbagliare. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Passala. No. Vabbè, e niente. E beffa fu, signori, beffa fu. Purtroppo i giocatori non rispondono ai comandi. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Premo per rinviare, non rinvia. E quello succede è questo.
quello che ci consola comunque c'è una bella prestazione. Meritavamo la vittoria. Fondamentalmente ci hanno rubato due punti. Fondamentalmente ci hanno rubato due punti. E vabbè. E vabbè. Così è stato. Così è stato. Così è stato. Purtroppo era in casa, questo è il problema. Ma oh, magari avremo modo di rifarci. Continuiamo. Continuiamo a crederci. Continuiamo ad andare avanti. Allora. Ok, via un po'. Possiamo fare meglio. Così va il calcio. Allora, così va il calcio. Ok, monti tesoro. Ci sono. Faremo tesoro dei nostri errori. Vabbè, non capisco. Dobbiamo incentrarci. È un ottimo giocatore. Dobbiamo incentrarci su qualcosa da migliorare. Vabbè. E sto pareggio non ci voleva. Vabbè, comunque continuiamo gli allenamenti. La cosa Guerea e Guerea. Ok, sto migliorando due punti di vita. Vai. Guerea sale di overall e sale a 73 di overall. Stefanescu è lì. Ok, allora. Allora, io direi intanto di andare alla partita. Venezuela. Continua a dire l'offerta del Venezuela, mi dispiace non siamo interessati, scusate, scusate un attimo, niente, volevo levare la notifica, comunque, scusate, scusate, ok, facciamo questa conferenza stampa, ok, Ever, bene, giocare a titolare? Niente di personale, vediamo. È la prima volta. Riesce ad esordire con una vittoria? La prima volta non è vero, non abbiamo partecipato anche l'anno scorso. Però vabbè, dobbiamo rimanere concentrati. Assolutamente. La squadra più debole. Qua gli rispondo. Questo, dobbiamo giocare meglio. Ok. Oh, avanti. Allora, quindi quello che ci viene da fare adesso. Allora, andiamo alla partita rapida. Dovremmo andare probabilmente con le riserve, perché penso che molti titolari saranno stanchi, almeno presumo che siano stanchi. Io per fortuna penso, spero. Ma invece no, signori. Scusa, gestione qua, scusate un attimo, eh. No? Sembrano tutti addirittura belli freschi e riposati. Leggermente stanchino è Birindelli, ma tutto sommato può anche stare. Signori, io... Signori... Io direi, signori, che possiamo... Possiamo andare avanti così. Possiamo andare avanti con questi. Vabbè, e allora andiamo in titolari. Andiamo in titolari anche contro Rapidi Vienna. Ripeto, l'Europa League è importante. C'era un obiettivo semifinali, ma... Vabbè, comunque. Oh, andiamoci a giocare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Scusate la tosse. Siamo pronti per questo... campionato per questa partita Europa League contro la Rapid Vienna. Allora, teoricamente sulla carta non dovrebbe essere una partita abbordabile, non ce la portiamo da casa, però dovremmo potercela fare. Dobbiamo vincere, signori, io voglio possibilmente vincerle tutte per chiudere il discorso qualificazione, diciamo, con un certo anticipo e poter ragionare con calma sul campionato. E vabbè, però così non cominciamo bene qui, no. Comunque, dai ragazzi, cosa? No, oh, e sarebbe full. Porca miseria, ragazzi, sveglia,
passaggio. Sveglia. Non era facile. Lancio una lungo. Tecnica, un controllo di Jesus. Palla che gli consente. Spizza Jesus. Bello. Pallone interessante. Ah beh. Vediamo cosa fa ora. In mezzo. E olè. Oh, Aquino. È Aquino, credo. O è Bailey? Credo sia Aquino. Non so se è Bailey o Aquino, perché sono fondamentalmente identici. Questo mi sembra Bailey. Numero 19 è Bailey. O è Aquino? Mason Bailey. La sblocca Bailey, signori. La sblocca Bailey. 1-0 al decimo. Bene così. Diciamo che quel palo del Rugby Vienna ha un po' svegliato i nostri. Bene così, signori, bene così. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Di là, vai su. Di là, benissimo. Non dai il bottino. No, vabbè. Ma abbiamo niente. Noi abbiamo sempre un avversario in più. La sfiga. Non ci possiamo fare niente. Comunque, vedi. Vedi sulla fascia. Vedi. Poggia dietro. Raddoppio di marcatura su Bailey. Attenzione. Fuori, fuori. A posto. Rimessa laterale da posizione avanzata. Qua. Di là. Mason. In mezzo. Niente. Sì, vabbè. Vabbè. Figurine panini. Figurine panini. Che loro vanno molto alti. Potremmo sfruttare questa cosa. Loro prestano molto alti. Però, raga, però, no, ste cose. E no, ste cose. No, dai. Non mollano. Non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. All'improvviso il nonsense. La messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Perché? Il giocatore ha trovato perché sta cosa? Io... Siamo di nuovo in parità grazie al gol del 1-1. Comunque, niente, signori, niente è successo. Abbiamo già segnato la volta. Possiamo farlo di nuovo. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Riparti. Ok, benedetti. Vai benedetti, vai benedetti. Di là. Abe. 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 E Abe. E Abe 2-1. E dai. Bravo Abe, bravo Abe, 2-1. Oh. Giocatore direttamente, scusate il rumore, direttamente sponsorizzato da Gigi D'Agostino. Ah, ah, beh, ah, ah, beh, beh. Scusa. Vabbè, comunque, l'importante è che la si sblocca, la si riporta in vantaggio. Bene così, signori, oh. Evitiamo altri deliri, per favore. Anzi, possibilmente chiudiamola. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Grandi palloni ai compagni. Di qua. Oh, qualcuno ci può andare per favore? Noni. No. Assed, non meno male. Conclusione potente ma imprecisa. Mamma. Poteva fare meglio da lì, Stefano. Ha optato per la soluzione. Mamma mia che. Mamma mia, com'è che non è entrata, non l'ho capito. Però vabbè, oh. Primo tempo, 2-1. Giochiamo bene a tratti, il risultato è buono, positivo. Bruges vince contro Trasponsor, ok. Questa situazione dei nostri giocatori, resistenza, eccetera. Ok, ok, con la calma, con la calma ci siamo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, di là, ripartiamo, avanti, Abe, 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 e Ale, le mani gli buca le mani, ok, bravo Abe, 3-1, 3-1, ci voleva. Ci voleva, ci voleva, ci voleva. Bravo Abe. Bravo Abe. Ci voleva sto gol per stare, diciamo, un po' più tranquilli. Certo, c'è sempre da dire, ho indirizzato il secondo palo, l'ha tirata sul primo. Ma vabbè, comunque, alla fine l'importante è il gol e siamo 3-1. Bene così, signori.
Se facciamo un ultimo gol, attenta, mi tranquillizzo del tutto. Ora, non buttiamola via. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Qualcuno ci può andare, per favore? Grazie, meno male, meno male, bravo. Dai, manda via, manda via, manda via. Di nuovo, premo per rinviare e non rinvia, con tutto che ha il pallone tra i piedi. Vabbè, gli dà l'Abe che oggi sta in forma. Dai, oggi sta in palla, vai Abe, vai Abe, vai Abe, vai Abe. Era un'altra però, prima è andata bene che è entrato lo stesso, mentre di nuovo sul secondo palo indirizzato e tu di nuovo sul primo, Ok, in mezzo. Potrebbe crossare. Vai. Testa e niente. Conclusione di testa da cancellare in fretta. E niente. No. Occhio a questo razzo. No. Mamma mia, salvataggio, signori, sveglia però, anzi cambi, fermi tutti. Facciamo dei cambi perché qua Aquino è stanco. È strano che sia stanco proprio Aquino. Vabbè, Kellin al posto suo. Boris, Boris, Boris. Moldovan è un po' poco più stanco. Direi un Vestergaard al posto lo mettiamo. Terzo cambio. Ce la pensiamo. Mamma mia, che brutta cosa. Stop. Sì. Ma com'è che sono diventati Rabi viene a divento Yoga Bonito con tutti i sei. No, meno male. Palla in gioco. Che fortuna. Passa di qua, perfetto. Lalla di lì. Abe. Dai, Abe sta in palla, Abe. Sta in palla, Abe. Però la da lì. Prova a calciare. Stanno cercando di chiudere definitivamente la gara. Said, io come fai? Cambi. Come cacchio fai, Said? Porca miseria, come. Eccolo più stanco in attacco. Brian, avanti, faccio entrare Brian di là, di là. Vabbè, vabbè, in mezzo, vai Brian. Da pochi passi l'ha ipnotizzato. Oh, questa è una parata da campione. Molti al suo posto avrebbero preso gol. Io non ci voglio credere. Ma va bene. Primo palo. Mezzo testa e Ale. Oh, Brian. Bravo Brian. Bravo Brian, bene, 4-1, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo chiusa. Bravo Brian. Bene così. L'abbiamo chiusa finalmente questa partita. Oh, è importante vincerla. Una buona difesa, reti non è male. Era importante vincerla, era davvero importante vincerla. Comunque dai, 80esimo, 4-1. E posso stare un po' più tranquillo. Dai, dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Facci. Oh sì. Vabbè. Olla. Scusi, qualcuno ci vuole andare? Meno male. Ma no. Comunque Radu nelle ultime due partite sta facendo i miracoli. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. E anche la buona sorte. E anche la buona sorte. Comunque, alla fine è bene così, porca mia. Per tutte le sfighe che abbiamo ogni volta, pali e traverse, che ci sia ogni tanto un po' di fortuna anche per noi, volendo è anche giusto, cioè non mi dispiace, Comunque, io bene. Ciliegina sulla torta, la mettiamo? No. No, decisamente no. Comunque, fa niente. Benissimo così.
ce la portiamo a casa 4-1. Iniziamo bene questa Europa League. Ripeto, il girone non mi sembra insormontabile. Ecco, girone Europa League mi sembra abbastanza affrontabile. Bruges vince 2-0 il Transponsor, ok. Dicevo, il girone mi sembra abbastanza affrontabile, ma c'è da farci molta attenzione. Andiamo così. Perché Bern non ha giocato oggi? Prima viene la squadra, ok. Poi, tanto giocherà adesso. Sta poppietta. Abe è stato straordinario, giustamente. Allora, non arrenderti. Non sono al nostro livello. Oh, perfetto. Vai, ingazziamoci. Bene così. Allora, offerta ritirata e mi dispiace. Vabbè, me ne farò una ragione. Me ne farò una ragione. Allora, io direi, andiamo alla partita con il Vitorul. Allora, Kelly dice sta attraversando un buon periodo di forma, ma tanto giocherà lui stavolta. Le riserve giocano, ci penserò stavolta. Vinciamo in Europa League e ci scende la valutazione allenatore. Vabbè. Ok, comunque sempre a un punto siamo dalla classifica. Dobbiamo giocare entrambi, sia noi che loro. Virul sempre su Coman che gli fa il delirio. Ora io direi andiamo alla partita di oggi contro Vitorul. Siamo sempre lì, sempre obbligati a vincere. Stavolta dovremmo farlo con un massiccio turnover. Allora Radu, tu fai posto a Ripanu. Difesa Mirindelli, al suo posto Ever. Ok, con Agafite io devo controllare se l'ho messo in lista prestito. Allora Montes al suo posto, a posto di Montes. C'è allora Crist. No, vabbè, aspetta. No. Montes Maurizio, posto di Montes. Posto di Nicolai e Cristea. Terzino sinistro Raducanu ritorna al posto. Poi Ripanu. Allora, bene. Ma Chierea con perché? Ma sei un po' volubile, Chierea. Comunque. Allora, Millò, Kelly, Nacosta e Vestergaard al posto suo. Poi, per quanto riguarda l'attacco, intanto direi Guerea, Angulo, Sabbi. Ok. E poi vedere un attimo per la panchina, vedere se qualcuno, per esempio Bailey, io non saprei, anche se dobbiamo valutare bene. Allora la situazione è questa. C'è qualche gioco. Holm! Fermi tutti, Holm! Holm is back. Questo di Moldovan. E ora non saprei. Perché da un lato sono tentato di. Sarei tentato di portare giocatori su, diciamo. Portare in panchina qualche giocatore un po' così per far fare turnover eccetera. Dall'altro non lo so, insomma non lo so. Io direi, allora facciamo Stefanescu, me lo porto qua a posto di Bailey, oppure no. Mm.
No, facciamo una cosa, però bene, poi eventualmente, come visto poi la prossima partita è con il Sepsio SK, che guarda più di bassa classifica, diciamo che iniziamo un po' così, eh. Non si sa mai, meglio sempre avere delle buone alternative. Allora, io direi che così possiamo andare. Guerrea parte dall'inizio, vediamo come va. E signori, andiamo a giocare. Nonostante tutto, dobbiamo vincere, signori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Pronti questa partita contro il Vitor Hull. Squadra già pesantemente condizionata dal turnover, diciamo. Dal turnover. Dalle riserve in campo. E adesso dobbiamo... Però comunque dobbiamo vincerla, dobbiamo vincere già così. Non partiamo bene, così non partiamo bene, così non partiamo affatto bene. Sveglia, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. No, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Vabbè. Risultato che si sblocca subito, dunque, grande partenza. Il delirio. Il delirio, va bene. Che ritmo è questo gol? Va bene. Tema tattico. Ganea. Ok. Sì. Per fortuna la partita è giusto appena iniziata. Abbiamo tutto il modo e tempo di recuperarla. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, ma che cross è questo? Vabbè. È libero lì, è libero Guerrea. Vai Guerrea. Bella, bella. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè. Vabbè. Devo dire qualcosa. Cosa dire a riguardo? Bella palla di Guerrea e mamma mia, cosa ha fatto Brian? Che giocata ha fatto Brian? Vabbè. Pazzesco, signori, pazzesco. Bene così, ragazzi, bene così. L'abbiamo rimessa in piedi. Adesso andiamola a vincerla. Andiamola a vincere. Ecco, scusate l'italiano che ogni tanto va per i fatti suoi. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai. No, io non voglio capire sulla palla alta perché la testa la abbassano invece di saltare. Io vorrei capirlo questo. Io a volte vorrei capirla sta cosa. Comunque Vestergaard, vai Vesti. Bella, vai Brian. Poi Brian è 2-0. È 2-1. E dai. Bene così. Doppietta di Brian. Qua bella palla di Vestergaard. Bene così, signori. Bene così. Bene così. Che palla di qua. Bravo Brian. Bravo Brian. E adesso... E adesso insistiamo. Insistiamo e chiudiamola, signori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ah, sì, vabbè. Oh, bravo Raducanu. Oh, adesso ripartiamo. Raducanu, di là. Sabbi, vai Manuel. Vai Manuel, vai Manuel, vai Manuel. C'è nessuno. Scarico indietro. Brian. Sì. Vabbè, portiere loro che mena il proprio compagno di squadra, va bene lo stesso. No, 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 Cristian, perché Cristian? Manda via sta palla. Ok, Enzo, no, noni, noni, noni. Bene, ok, vai Kellin, di là, Sabbi. Sabbi, vai Sabbi, vai Sabbi, vai Sabbi, vai Sabbi, vai Sabbi. Va bene. Comunque su quella fascia alla sinistra con Sabbi ribuchiamo facile. Possiamo farcela, dai. Oh. Raducanu.
dalla sua fascia sabbia. Bene così. Cross in mezzo. Porco. Vabbè. Ah, sfiga intensifies. Brian. Pod. Allontanano il pericolo. Dai, benissimo. Sabbi, da fuori. Niente, va bene. Comunque ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Gli hanno reagito bene. Non è, non è. No, benissimo, ripartiamo. Fine primo tempo. Fine primo tempo. Fine primo tempo. Buono risultato. Dopo un inizio un po' così, tutto sommato buona anche la partita. Stiamo, vabbè, gioca contro Botosani. Gli fa, io lo fa quanto una casa. Non pensiamoci nemmeno che il Botosani fermi in qualche modo la Steaua dei Bucas. Botosani, se non mi sbaglio, è squadra tipo di bassa classifica. Dubito che possa farci qualcosa. Gherea in mezzo. Niente, niente. Span. Vabbè. Vabbè. Comunque. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Vai Mel. Ok. No. Ma che sta per io. Scusate. Allora, scusate. Velocità ridotta. Disattiva indicatori trainer. E nascondi. Aspetta, non rimetti com'era. Libera. Nascondi. Vai. Fa così. Tuffo. No, aspetta che. Non voglio rivederla perché da una bella inquadratura dove sta. Ci è andato il fallo a favore. Non capisco il perché. Fate vedere. C'è tuffo. Quello è fermo. No. Sbagliato. Vabbè. Ok. Va bene. Ah, perché FIFA è programmato bene e contento a mare. Da gente competente in calcio. Vediamo cosa decide il tecnico. Cross. Nulla rifatto, si ricomincia con una rimessa. Ovviamente. Io gli crosso, lui la respinge, la manda fuori, ovviamente rimessa al fondo. Mi sembra giusto. Perché è programmato bene? Perché è programmato tanto bene. Ma porca miseria! Perché sono rallentati? Sono di nuovo rallentati i miei. Possono ripartire contropiede. Di là. Gherea. 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 E Gherea 3-1. E Gherea 3-1. Oh, bene così, dai, bene così. Bene così, ragazzi, bene così. La mette dentro Gherea. 1, 2 e 3. Ole. A posto così. A posto così. Gherea che gol non ne fa tantissimi. Fa soprattutto assist. Però il suo lavoro in campo c'è, si vede. Lascia comunque il segno. E ancora overall rispetto agli altri bassino. Voi pensate quando salirà come si deve di overall. Immaginate un po' se possono fermarlo in qualche maniera. Comunque, attenzione, attenzione, attenzione. Eh sì, domani mattina però, Brian, domani mattina. Comunque, crediamoci. Dai ragazzi. Oh, vabbè, ragazzi. Oh. Niente. Un altro fallo. Mi hai fischiato un altro fallo per calo di Zuccheri. Oh, dammi quello giusto. Niente. Meno male. Però.
Io avevo un terzino di là, Ever, alla buon'ora. Allora, Kellin, vai Kellin, vai Kellin, vai Kellin, vai Kellin, vai Kellin, Gerea, dovresti proporti tu la fascia, ma va bene. Kellin in mezzo! Va bene, fa niente, cambi. Cambi, 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 cambi. Allora, intanto Holm, al posto di Millot. Assolutamente. E a sto punto c'è Benedetti a Resistenza 91. Benedetti al posto suo, sì. Anzi, facciamo questo cambio così, a posto. Dai. Questi due cambi intanto a centrocampo, poi vediamo, va. Io direi il terzo cambio. Ce lo riserviamo eventualmente per dopo. Ai ai. Qualcuno ci vada. Può ricevere da posizione Raducanu, interessante. puoi per Potrebbe favore? crossare. Raducanu, per favore, puoi no. Meno Manca il male. bersaglio. Meno Potrebbe male. essere l'occasione per migliorare il Meno proprio score male. personale. Dalla Molto Gherea, vai coraggio. Gherea, vai Lo Gherea, vede. vai Gherea, Attenzione vai pericolo. Gherea. Vabbè. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira con Comunque, tutto il vabbè, ormai è fatta, peso. dai, è Ci ha fatta, è provato, fatta. A dai. Rischia posto. di sbagliare la Ormai è chiusura, fatta. però meno male, eh. 3-1, portiamo a casa anche questa vittoria. Che non è affatto male. Bravo a intercettare il passaggio, no? Che fosse Non è difficile. affatto male. Certo, la partita sarebbe finita, ecco, grazie. Comunque, L'arbitro fischia la fine. portiamo a casa anche questa Buona vittoria vittoria. dunque per loro, nonostante abbiano fatto un errore. Assolutamente bene così, direi. Assolutamente bene così. 3-1. Diciamo abbastanza anche tranquillo. Quello che fa la Steaua, non so quando lo sapremo. Lo sapremo ora, lo sapremo dopo, non lo so, comunque penso, insomma, chiuderemo la puntata sapendo cosa ha Partenza fatto la assolutamente Steaua, ma penso normale. che avrà vinto col Botosani, non mi sembra, ecco, Gulo è stato straordinario, bene, Krivitarul, ok, perfetto, questa qua, possiamo fare, avremmo potuto vincere con più gol, ok? Bene così, sempre quello. Allora, ehi mister, la ringrazio. Ok, mi ringrazia. Prestazione autorevole. Sì, sì, tutto sommato sì. Allora, direi allenamento dei nostri ragazzi. Spariamo sto allenamento con Stefanescu che prima o poi come terza alternativa da una parte all'altra. Devo provarlo. Gherea. Stiamo cercando di farlo crescere bene. Ecco, come pensavo, la Steaua ha vinto. Però comunque gli altri li abbiamo distanziati. Ah, fermi, 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 fermi. Fermi, sono osservatori. Allora, Scalicchi dal Perucci porta José Núñez. Bello il suo gatto. Bello, bello. Bello, mi piace come lavori bene. Stoica dalla Nuova Zelanda ci porta Jamie Johnson. No, Aidan Green. No, Lance Rose. No, io tu e le Rose direi Evan Bailey. No, anche tu devo dire ottimo lavoro. Vediamo dalla patria Romania che cosa ci portano. De Dominic Georgiou. Porca miseria, David Ciobanu. Serviamo meglio. Iorgu Barnuzio. Iorgu Barnuzio. Iorgu Barnuzio. Valutiamo. Fammi, devo pensarci un attimo. Sorin Blerinca. Blerinca. No, allora. Paruzio, 200.000 a 16 anni. Sì, dai. David Ciobanu, osserviamolo meglio, vediamo un po'. Allora, io direi che noi poi per oggi possiamo fermarci qui, darci appuntamento alla prossima puntata della serie su FIFA 20 con i nostri accademici. Calendario ci metterà davanti Sepsio SK, che affronteremo con le riserve, perché...
perché poi c'è il Bruges in Europa League e col Bruges i titolari mi servono, e mi servono tutti intatti, direi decisamente intatti. Poi tra l'altro due giorni dopo avrò Craiova. Perfetto, ok signori, ok. E allora, detto questo, semplicemente ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima.